Ho preparato un momento che tra poco vedete un contributo video che verrà proiettato su questo LED wall, su questo proiettore, quello che è, che nessuno ha visto. Neanch'io. Okay. È un video che ho fatto io, neanche lui. Che nessuno ha visto, e che ricorda un periodo che mi ricorderò per sempre nella vita, che è il periodo della quarantena. È il periodo in cui facevo, insomma, c'era questa moda, insomma, c'era questo bellissimo posto dove ci trovavamo tutte le sere, io, Jody, Denalmond, Vez, Rubino e Gaia. Ci trovavamo sempre in questo salotto, chiacchieravamo e succedevano un sacco di cose. Io ho visto che nella mia vita devo ringraziamento a tantissime persone, perché comunque io penso di essere una persona fortunata, cioè comunque ho fiducia in me stesso, ma credo di dover tante cose anche a delle persone che mi sono state vicino, in un periodo bellissimo che molti di voi se lo ricorderanno, molti di voi ci seguivano durante quel periodo. Molto bello. Non ti al cazzo, non c'entri niente. No, ma volevo anch'io piangere. Non c'entri niente. No. Via! Che cazzo, via! No, sei morto! Ma scendo, Ok. Vai. Continua. Io stavo commuovendo. Su questo palco vorrei dare il benvenuto a Vez, Denalmond e Rubino. Applausi. Perché qui siamo sempre noi, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Sempre noi. Allora, buonasera. Ragazzi, qua ci sono delle sedie. Sì. Noi ci siederemo su queste sedie. Ci metteremo sulle sedie. Io vi farò vedere un video. Siamo tutti in piedi, ma un po' di rispetto. Io vi farò vedere un video, ok? Farò vedere a tutti. Io posso giurarvi che nessuno di loro ha visto questo video prima. Potete confermarlo, credo. Sì, io l'ho visto. Confermo. Ho deciso proprio. Non è un video professionale. L'ho registrato a casa mia, l'ho registrato io, in maniera molto amatoriale. Non è un video che vuole puntare a essere una roba cinematografica, ma è una cosa che mi sono sentito di fare per dare il giusto peso a delle persone che mi hanno aiutato tanto in un periodo che mi ricordo come un periodo bellissimo, che è il periodo della quarantena, in cui abbiamo fatto un sacco di dette insieme, abbiamo vissuto delle cose incredibili, ma non voglio parlare oltre, voglio che ci sediamo e voglio che la regia tra qualche secondo mandi un contributo video. Chiedo un applauso gentilmente. Ci possiamo sedere. Eccoci qua. Non c'è nessuno da sedere. Aspetta. Non c'è nessuno. Vai, qua. Ok. Mettiti. Perché. No, volevo sentire se era comoda. Ah, ok. Dove mi devo mettere? Mettiti qua. Eccoci qua. Che è sta roba? È sempre la stessa cosa di prima. Cioè, abbiamo il video per caso? Manca. Ma lo proiettano là? Manca. No, non proiettano là, proiettano qua. E io lo guardo. Così. Stai girando così, zio. È tutto torcicollo. Manca. Mi fate entrare l'ultima persona? Grazie mille. Ma perché c'è? Grazie mille. Una sedia per la ragazza, gentilmente, l'educazione. La tengo io, la tengo io. Vorrei stare vicino a... No, non voglio stare vicino. Ma che occhiali c'hai? Per favore. Ma cavoli tu, ma stai sempre a guardare a me. Ma guardate te con sto codino, dai. Okay. Metti là che può vedere. No, così non vedo un cazzo, poi dietro il video. Deve essere rivolta che veda. Un po' squintata. Così vede. Però gli stanno bene. Posso dire una cosa? 150 euro per sta cacata di cartonato tutto storto. Infatti mi piace per Gaia, poverina. Okay. Comunque chiedo alla regia gentilmente di abbassare le luci e di mandare il contributo video. Oh ragazzi, guardate e basta. Io sono un po' emozionato. Vai. Bello. Lui è Grimbaud. Non puoi scappare dalla sua realtà. Tante volte mi sono chiesto cosa significasse la frase: fai un lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno nella tua vita. Ma quale lavoro avrebbe davvero fatto in modo che questa frase si potesse realizzare? Sono stato fortunato perché ho conosciuto delle persone che mi hanno cambiato la vita e alcuni anni fa hanno fatto parte di un periodo che non mi dimenticherò mai, e spero neanche loro. Voglio partire con il più piccolo del gruppo, Andrea, in arte Denalmond. È stata una delle prime persone a sostenermi. Lo vedevo sempre in chat scrivere quando ancora le mie dirette contavano meno di 200 spettatori. Con lui ho fatto un format che si chiamava La guida in cuffia, ovvero invitavo persone nella diretta e le facevo parlare con lui. Ma loro erano ignari che durante tutta la conversazione io dicevo nella cuffia Denalmond che cosa dico. 3, 2, 1. Viaggio astrale. Ora! David Rubino. Ho sempre pensato fin dal primo giorno che fosse una persona buona. Fu il primo a invitarmi in una sua diretta. Poi successivamente lo invitai come ospite fisso nelle mie live. Ogni sera avevo un aneddoto fuori di testa da raccontare.
Indovinate riguardo a cosa? È stato tutto, no, tutto fighissimo. E... Abbiamo più di una volta discusso, fortunatamente solo telefonicamente, anche perché probabilmente se no non sarei qua a raccontartelo. Ma alla fine abbiamo sempre trovato un modo per combaciarci. O anche baciarci e basta. Vez, Nicolas Goldoni, il peggiore di tutti, la più grande testa di cazzo della storia. Scherzando. Però c'è da dire che per riuscire a invitare Nicolas per la prima volta in diretta ci misi mesi. Aveva sempre impegni e dopo la prima volta che finalmente riuscì a entrare nella diretta non smise più di entrare. Quindi la domanda sorge spontanea. Ma che cazzo di impegni aveva? Con questo ragazzo potrei parlarvi per ore. È una delle persone più belle che abbia mai conosciuto. Sono fiero di poter dire che senza di lui come collega e come amico non avrei neanche la metà di quello che sono riuscito ad ottenere. Ha un cuore grande, ha un talento pazzesco in ogni cosa che fa. Con lui in live mi sono divertito. Ho riso fino a piangere e ho pianto fino a ridere. Dall'imbarazzo, ovviamente. Perché chi mi conosce sa che odio piangere, odio mostrare le mie emozioni. Ed è anche forse questo che più odio di me. Ah, sa anche fare freestyle. Nascondiamoci tutti lontano da qui e andiamo come nell'alto freestyle a fare la pipì. Ho un gatto molto bello, si chiama Satoshi. È salito il bitcoin, vero Satoshi, vero Satoshi. Che bello che sei, quasi quasi ti bacerei. Kaya Clerici, sono convinto che in questo momento tu stia guardando. Ti voglio, ti ho sempre voluto un bene inspiegabile. Ho passato tantissimo tempo con te. Ti posso solo che ringraziare per avermi dato l'occasione di conoscerti anche nel profondo. Ci siamo conosciuti con un tuo tentativo folle di farmi cancellare per sempre dalla piattaforma, anni fa. A ripensare alla rabbia che provai in quei momenti mi viene da sorridere, perché è grazie a quella che è nato un bellissimo rapporto di fiducia, di rispetto e di lavoro. È la persona che più mi manca nelle mie dirette, e penso che anche a moltissimi di voi, per chi le seguiva, ha lasciato un buco che sarà difficilissimo da rimarginare. Grazie di tutto, amici, colleghi e tutte le persone che ci hanno tenuto compagnia in quarantena e anche dopo. Grazie, perché a ripensare a tutti questi momenti sono finalmente riuscito a realizzare quella frase. Amo il mio lavoro, amo tutto questo e lo amerò per sempre. Mi dispiace non essere presente, insomma, in questa celebrazione di un bel momento che abbiamo vissuto, ma sono a Londra e ci tengo a mandarvi un enorme bacio da qui. Niente, spero che vi stiate divertendo il più possibile. Mi fa piacere che stiamo ricordando insieme questi bei momenti che ho vissuto, che abbiamo vissuto. E niente, spero che insomma ci vedremo presto. Un bacio grande. Finito, eh? Finito, ragazzi. Grazie. E Lucifu di nuovo, dai. No, comunque, a parte gli scherzi, una cosa che ci tengo a dire molto, molto importante, che molto spesso sembro una persona, cioè, essendo estremamente apatico nei modi di fare, sono una persona che molto spesso sembra un po'... in qualche modo distaccata, no? Cioè, che non gliene frega un po' un cazzo di nessuno, no? E questa cosa è un po'... Mi dispiace, scusate. Beh, è vero, è effettivamente vero. Però io davvero, e ve lo dico col cuore, ma veramente, vi giuro, ve lo dico col cuore davvero, io senza di voi non avrei fatto niente di tutto ciò. Questo posso dirvi. Non è che mi compatire. A manina bianca. No, è il bello che prima mentre fa. È vero. Questa faccia. Infatti, pezzo di merda unico comunque. Certo. No, comunque qua abbiamo immaginato un momento in cui appunto anche con voi, se volete interagire, parliamo un po' di quello che è stato il passato, però pensando al futuro, no? A come siamo cresciuti insieme. Questa era veramente una cosa che nessuno di noi qua presenti, a parte Simone, aveva già visto, quindi... Io penso di parlare anche a nome di tutti gli altri, grazie per questo regalo, grazie mille. Grazie davvero.
Quindi, grazie a voi ragazzi, davvero. Quindi, grazie a voi. Io posso dire, sì, certo, dire una se cosa. Dici una cazzata ti no, non dico, no, no, non dico una cazzata. Sono, dico, ne dico tante, però questa volta vorrei non dirle, dire una cosa seria. Vai. Io ormai, cioè, non è tanto, però sono 4 anni che lavoro sui social e è un mondo che indirettamente conosciamo un po' tutti, però io che ci vivo insieme a voi devo dire che non è facile, secondo me, conoscere delle belle persone, comunque, perché è un mondo molto particolare, ha tanti contro e i suoi pro, ma io ho fatto tanta fatica a conoscere delle belle persone quando le ho incontrate e devo dire che con voi è stata l'eccezione più bella. Grazie. Rubino. Grazie mille, zio. Veramente. Io vi dico la verità, non sono tanto capace di esprimere quello che provo dentro, ma non sono mai stato capace di farlo, perché purtroppo sono fatto così. Però il periodo che stavamo tutte le sere insieme, per me è stato bello, 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 perché comunque quando fai sto lavoro la maggior parte del tempo stai da solo. Quindi io vedevo come entrare con loro la sera, una comitiva, no? Quando state con amici vostri, quindi non è che mi pesava, oppure, anzi, alle volte facevo i salti mortali per venire live perché sapevo che c'avevo qualcuno con cui parlare, e quindi loro sono stati proprio, raga, non so descrivervelo perché non so capace, però è una cosa che non ti dimenticherai mai, perché alle volte il preparare la live di Simone era: oh Rubis, vieni in live. Sì, che facciamo? Qualcosa ci inventiamo, ok? E questo era bello, perché alla fine, pure se non c'avevi niente, era un amici, no? Stavamo lì così, se divertivamo, dicevamo le cavolate, scoprivamo quando Vez andava da Gaia, ti ricordi? No, non ne mai ha scoperto niente. Non è mai successo. Cioè, David, a parte che eri sempre te quello che ci collegavamo con te da qualche parte del mondo. Dove sei, David? Sì, sì, eri con qualcuno. Sto in un hotel. Che poi secondo me in realtà non è non sei mai stato con nessuno. La roba che fa ridere di Rubino è che lui faceva quello che non voleva mostrare, che era con delle donne, però lo faceva in maniera molto interessante, perché io si prendo il telefono e faccio vedere come lui entrava nella live. Lui entrava nella diretta, ovviamente sempre con una ragazza di fianco. È vero, entrava nella diretta e diceva: sto in hotel, ma sto da solo. Oh. No, io sono. No, così. E poi faceva. Sei vista? Sì, è di fianco a te. Certo che sei vista. Puntualmente in mutande reggiseno. Puntualmente. Vabbè, ma certo. Ma David ha il suo fascino. Io sono ospitale. Oh. Certo. Sono una persona ospitale. Sì, sì, cioè, sì, entra sì. In camera, svestiti. Così. Cioè, e poi caldo ti svesti. Ovviamente, certo. Quando avevamo constatato che ci fosse la ragazza, ma scusa, ma chi è quella ragazza? Un'amica. Ma mi sto ospitando. Ma tu quanti numeri hai nella tua rubrica? Quanti numeri hai nella tua rubrica? Ecco, vedi, subito. 2000 e qualcosa. Quanti? 2000 e qualcosa. Cioè, tu hai conosciuto nella tua vita più di 2000 persone? Sì. Ci hai fatto sesso con tipo 1500. Però se tu mi dici una città, io ti posso indicare. No, non lo faccio. No, mamma mia, stava partendo. No, scherzavo. Cioè, stava venendo fuori con una roba terribile. Scherziamo. Puoi ripetere la stessa frase con gli occhiali addosso, per favore? No, già sta. Scherziamo. Si scherza, No, perché io mi ricordo i nomi a seconda delle città. Magari ho messo Vez. Ma Vez non è una città, prima di tutto. Ho messo Vez, Emilia Romagna, Giodi, Milano. Ah. Nel caso ti dimentichi dove siamo? Sì, esatto. Sì. Beh, comunque, allora, ha parlato Andrea, ha parlato Simo. No, io invece vorrei sapere. Okay. Perché comunque voi magari molti lo sanno lui, cioè comunque noi quattro di base siamo nella vita, vogliamo fare questo, okay? Sì. Comunque in base, cioè Jody comunque c'ha le sue cose, Vez c'ha le sue cose, Rubino c'ha le sue cose, tutti i suoi progetti eccetera. Lui, io quando l'ho scoperto c'aveva, cosa dici, 16 anni o 17? 17. C'aveva 17 anni quando 17. L'ho scoperto ed era un mio moderatore, ed era un ragazzo qualsiasi che dava scuola, no? Esattamente. E da un momento all'altro tu ti sei trovato in mezzo a qualcosa. Io vorrei sapere tu, ma anche, questa cosa non te l'ho mai chiesta, ma tu come l'hai vissuta anche tipo a scuola? Allora, come la spiegavi sta roba? È stato un momento molto particolare, nel senso che, un momento in cui c'erano tante persone, tutti, vabbè.
C'è un altro microfono, non facciamolo circumnavigare l'aria. Tu ce l'hai qua, cazzo. Vabbè. Allora, ho subito, tra virgolette, questa onda positiva di persone che mi sono arrivate tutte così, da un momento all'altro. Però è stata un'esperienza veramente molto, molto, molto bella. È stata un'esperienza molto bella, soprattutto perché io, essendo un ragazzo qualsiasi, che poi ha iniziato a fare le live con te, a fare guida in cuffia, qualcosa che nessuno si aspettava, che poi alla fine si è rivelato essere un format molto, molto bello, riempito il cuore. Mi ha riempito il cuore, mi ha riempito il cuore, mi ha dato molte vibes positive. La sera ormai era diventata una routine entrare nelle live da Simone e devo dire che è stato veramente molto molto bello. Bello, un applauso. No, stavo dicendo, no, ha parlato Ander, ha parlato te, ho parlato io, ho parlato Vez, ha parlato Rubino. Gaia. Allora, dici. Ragazzi, sì. No, la battuta era, ti spiego la battuta, era Gaia e poi stavamo in silenzio, capito? Era no, quella. Ho capito, però ho voluto riempire questo spazio che era... E quindi rovinando la battuta. Esatto, perfetto, grazie. Ho rovinato la battuta? No! Ho sentito sì che no. Sono un pochino... Ho sentito tante cose, indecisi. Comunque.